Sei stato anche troppo generoso con la presentazione. Saluto anche tutti i parlamentari che sono collegati, tutti i parlamentari nazionali e anche quelli europei. Saluto i sindaci, gli amministratori locali, i consiglieri e tutte le amiche e gli amici che ci stanno seguendo e sono collegati con noi. Vorrei illustrare il progetto a cui sto lavorando, dividendo qualche preliminare riflessione. Il movimento ha scritto pagine importanti, ma davvero importanti, della più recente storia politica italiana. Se volgete tutti voi lo sguardo indietro, potete essere orgogliosi. Potete mantenere lo sguardo fiero di chi ha mantenuto buona parte delle aspettative che aveva suscitato. Alcuni errori commessi, alcune ingenuità anche dimostrate. Chi non li commette d'altra parte, chi non le mostra, non valgono a oscurare le tante battaglie, le tante riforme che avete combattuto e realizzato in direzione di un'Italia più moderna, più verde, più vivibile, più equa e solidale. Il movimento, peraltro, si è caratterizzato per aver espresso e per continuare a esprimere una notevole carica innovativa nel sistema politico italiano. Avete interpretato ed espresso una forza d'urto così potente che questa novità ha finito per contaminare anche altre forze politiche, innescando quella che considero una spirale assolutamente virtuosa che ha contribuito a scacciare via sacche di privilegio radicati in luoghi comuni, di che sono caratteristiche di quella che io definisco la mala politica. E tra i vostri meriti più grandi, è anche quello di avere richiamato l'attenzione sull'etica pubblica, vale a dire l'onestà dei comportamenti, che appariva ormai quasi esiliata addirittura dal dibattito politico. Avete riportato in auge una tensione morale che ha costretto tutti i partiti a misurarsi con i concetti, ad esempio, di onore e disciplina, che l'articolo della 54 della nostra Costituzione reputa fondamentali per chi è chiamato a svolgere funzioni pubbliche. E molte delle riforme che avete preannunciato nel vostro programma, ne cito solo alcune: reddito di cittadinanza, riduzione del numero dei parlamentari, anticorruzione, ecobonus, la lotta all'evasione, al recupero del sommerso anche attraverso l'incremento dei pagamenti digitali, ecco, tantissime altre. Tutte queste sono oggi leggi dello Stato italiano, della Repubblica italiana, e servono, tornano utili a definire un paese più civile, più verde, più solidale. Non solo, non dimentico anche che avete contribuito a imprimere una importante svolta del percorso europeo. È stata sottaciuta in parte. Con i vostri voti determinanti avete permesso l'insediamento della Commissione von der Leyen, che sta perseguendo, lo sta dimostrando nei fatti, un forte indirizzo politico in direzione di una vigorosa transizione energetica e digitale per una maggiore anche equità sociale. E anche per queste ragioni che io oggi sono qui a confrontarmi con voi. Lo ha ricordato Vito Crimi, abbiamo convissuto fianco a fianco, abbiamo condiviso due esperienze di governo, abbiamo lavorato, io ne sono personalmente testimone, con spirito di leale collaborazione, con costante determinazione, con sano pragmatismo. Abbiamo affrontato tantissime difficoltà e ci siamo fatti carico anche di carenze, manchevolezze strutturali che si trascinavano da anni. Abbiamo sempre cercato di rimanere concentrati sulle riforme più utili a migliorare il nostro paese e le condizioni di vita dei nostri cittadini. Abbiamo affrontato da ultimo, per oltre un anno, una gravissima emergenza, questa gravissima emergenza pandemica che sta ancora, ahimè, correndo. Abbiamo lavorato con grande impegno, con grande responsabilità per tutelare la salute dei cittadini, per proteggere al contempo anche il nostro tessuto produttivo, economico, sociale, anzi provando a renderlo più resiliente. Quando
Vito Crimi lo ricordava, quando è terminata la mia seconda esperienza di governo, ho subito avuto chiara, ho afferrato chiaramente la mia modalità di uscita da Palazzo Chigi. Non era possibile volgere lo sguardo alle sofferenze degli italiani. Dovevamo in qualche modo favorire, era urgente favorire la nascita di un nuovo governo per porre fine a una crisi incomprensibile, provocata in modo irresponsabile nel pieno di una pandemia e di una gravissima recessione economica. Ma vi confesso che in quel momento non avevo invece ancora chiara una visione sul mio futuro impegno in politica. Già allora però ricevetti da molti di voi delle sollecitazioni e feci a caldo una promessa. Io ci sono, io ci sarò. Non voleva essere una minaccia, voleva essere il chiaro senso di un impegno, e anche perché dietro questa affermazione non c'era in realtà un'idea precisa sul mio esserci, essere con voi. Ma avvertivo netta l'intuizione, la intima anche convinzione, che un mio impegno personale in politica non poteva che partire da questa esperienza comune, da questa fruttuosa collaborazione. Oggi sono qui con voi anche perché dietro sollecitazioni di tantissimi di voi, a partire da Beppe Grillo, ho accettato di cimentarmi in questa sfida. Una sfida che ho avvertito subito, molto complessa, ma anche molto affascinante. È una sfida che voglio racchiudere qui in un concetto forte, ben preciso. Rifondare il Movimento 5 Stelle. Rifondare, vedete, è un concetto che non utilizzo a caso. Introduce una prospettiva impegnativa, non si limita quindi a operare, non suggerisce operazioni di restyling o rinnovo superficiale al fine semmai di incrementare il consenso. Rifondare non è un'operazione di marketing politico. Rifondare significa puntare tutti insieme a compiere una completa opera, coraggiosa aggiungo, di rigenerazione del movimento, che però non rinneghi il passato e i valori che vi hanno portato sin qui. Anzi, direi che deve essere un'opera che valorizzi l'esperienza fatta, i traguardi sinora raggiunti, ma sia capace al contempo di interpretare una nuova stagione politica e di proiettare il neo movimento in una dimensione strategica che lo renda un laboratorio privilegiato di idee, di progetti diretti a realizzare un nuovo modello di sviluppo che non si fermi più a contemplare esclusivamente degli indici economici, finanziari, di crescita della produttività, ma abbracci una nozione più ampia, più incisiva e comprensiva di prosperità. Modello di sviluppo che realizzi quindi condizioni effettive di benessere equo e sostenibile per tutti i membri della comunità, che declini la transizione energetica e digitale già in atto secondo logiche, secondo strategie mirate a ridurre le tante diseguaglianze. Diseguaglianze che sacrificano gli interessi dei più fragili, dei più vulnerabili, delle donne, dei giovani, ma anche di tutti coloro che vivono nei tanti sud d'Italia. E vedete che quando parliamo di sud non possiamo limitarci solo a un'area geografica e il meridione, ma dobbiamo estendere la nostra riflessione a tutte quelle aree interne, anche del centro, anche del nord. Dobbiamo pensare anche ai paesini montani, dobbiamo pensare a tutti i borghi in tutta Italia che sono a rischio di abbandono. In queste settimane ho iniziato a elaborare delle proposte su cui sarà poi fondamentale confrontarsi nei prossimi giorni. Anzi, vi anticipo, ne abbiamo parlato anche con Vito Crimi, che dopo la pausa pasquale programmeremo degli incontri, una serie di incontri per raccogliere i vostri suggerimenti. Voglio ascoltare le vostre proposte, le vostre riflessioni per poi condividere con voi il progetto finale. Per quanto però mi riguarda, vi voglio anticipare, io vedo un nuovo movimento chiamato ambiziosamente a indicare una rotta con cui tutte le forze politiche, le migliori energie, anche civili, intellettuali, culturali del nostro paese, dovranno misurarsi.
Vedo una forza politica chiamata ad esprimere una forza irradiante, vedete, non solo sul piano interno, domestico, ma anche sul piano europeo e internazionale, capace cioè di coinvolgere forze politiche, ma anche movimenti culturali che a tutte le latitudini del mondo abbiano interesse a condividere un'agenda politica profondamente intrisa di una cultura integralmente ecologica e di giustizia sociale, particolarmente attenta all'anticorruzione, all'etica pubblica, per offrire un destino migliore alla nostra generazione e alle generazioni che ci seguiranno. Sono problemi quindi che non possiamo affrontare solo con approccio domestico, ma dobbiamo condividere a livello europeo e internazionale. Ma veniamo al neomovimento. A mio avviso dovremmo muovere da due punti fermi. Il primo è che dobbiamo condividere una proposta solida, matura, coraggiosa, lungimirante, che indichi e definisca una chiara identità politica. Secondo, dobbiamo dotare il neomovimento di un principio di razionalità organizzativa, in modo da rendere più efficace e pervasiva l'iniziativa politica, più coinvolgente il dialogo con le varie articolazioni territoriali e così valorizzare anche il dialogo con la società civile in modo stabile. Quanto al primo punto, il problema dell'identità politica, vi anticipo che proporrò, raccogliendo anche i vostri suggerimenti, una carta dei principi e dei valori, in modo che chi vorrà aderire al movimento d'ora in poi, e confido che saranno in tantissimi, a questa nuova forza politica, non abbia dubbi sulla chiara identità del progetto politico, sulle specifiche caratteristiche e finalità della nostra proposta politica. Vi proporrò, attenzione, anche una rivisitazione delle 5 Stelle, quelle per intenderci nate dalla Carta di Firenze del 2009, che risentono un po' delle cosiddette esperienze comunali. Nessuna di quelle stelle, attenzione, è da rinnegare, sono tutte ancora oggi valide, quindi rimarranno 5 le stelle, ma questa nostra costellazione deve, come dire, allargare il suo orizzonte ideale. Vi richiamo alcuni dei pilastri che sicuramente entreranno a far parte della nostra carta dei valori e dei principi, senza nessuna pretesa esaustiva. Sicuramente centrale sarà il rispetto della persona. Nessuna politica è al di sopra della persona. È accettabile se non muove dal riconoscimento della dignità dell'essere umano, di ogni essere umano e dal rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, considerate, fate attenzione, non soltanto nella loro proclamazione formale, ma nella loro dimensione effettiva. Due, un'ecologia integrale. Occorre una cultura, l'ho anticipato, integralmente ecologica. Non bastano più interventi mirati e limitati per contrastare l'inquinamento, il degrado ambientale, per contrastare la dissipazione di riserve e risorse naturali. Occorre affidarsi a un nuovo paradigma culturale, a modelli di sviluppo aperti a misurare le condizioni e assicurare le condizioni effettive di benessere equo e sostenibile di tutti i membri di una comunità che siano appunto testati questi modelli di sviluppo concretamente sulla loro capacità di contrastare gli sconvolgimenti climatici, di preservare la biodiversità, di proteggere le risorse naturali e gli ecosistemi. Ancora, la giustizia sociale. La politica non può volgere lo sguardo altrove di fronte alle tante diseguaglianze che sono di genere, intergenerazionali, territoriali. E ricordiamoci sempre, il grado di civiltà di una comunità lo dobbiamo misurare rispetto all'attenzione che riserva ai suoi membri più vulnerabili, più emarginati, alle donne e ai giovani, e ai vecchi, agli anziani. Il principio democratico. La crisi del modello tradizionale della cittadinanza democratica, fondato sul principio rappresentativo, è sotto i nostri occhi. Ci spinge a introdurre delle misure per migliorare la qualità del sistema rappresentativo.
ma anche a rafforzare, attenzione, gli istituti di democrazia diretta, attraverso i quali i cittadini sono direttamente coinvolti nell'assunzione di decisioni di interesse collettivo. La democrazia digitale, in particolare, con gli iscritti quindi chiamati ad esprimersi sui passaggi politici più rilevanti, rimarrà un punto fermo, assolutamente un punto fermo, anche del neo movimento. Ancora, il rispetto della legalità, in particolare lottare non contro la mafia, le tante mafie, contro le organizzazioni criminali, contro la corruzione, significa anche combattere le rendite parassitarie di chi drena indebitamente le risorse dell'intera collettività, e quindi significa difendere i cittadini di tutti, i diritti di tutti i cittadini onesti, contrastare lo svantaggio anche competitivo che subiscono le aziende, le imprese che agiscono nella legalità rispetto a quelle che invece preferiscono indugiare il malaffare. E ancora, l'importanza dell'etica pubblica, l'ho già sottolineata. I cittadini a cui sono affidati funzioni pubbliche devono svolgere con disciplina e onore, lo prescrive la nostra Costituzione. Vedete, voi avete dato un grande contributo al ritorno dell'etica pubblica e noi dobbiamo quindi coltivare le virtù della correttezza e del senso di responsabilità. Questo impegno, peraltro, definisce quello che è lo spazio proprio della responsabilità politica, che non coincide necessariamente con la responsabilità giuridica, richiede anche qualcosa di più. Ancora, l'importanza della cittadinanza attiva. La politica, ci sono stati dei sociologi più autorevoli di me che l'hanno detto, non si pratica soltanto nelle sedi dei partiti, nelle sedi delle istituzioni politiche, ma ovunque i cittadini si ritrovano per esercitare consapevolmente i propri diritti e si confrontano per elaborare proposte, assumere decisioni riguardanti la vita collettiva della comunità di appartenenza. Ecco allora, dobbiamo favorire, troveremo il modo per favorire forum permanenti. Chiamiamole piazze delle idee per sollecitare iniziative di cittadinanza attiva, vale a dire pratiche di attivismo civico mirati a rendere effettivi i diritti esistenti, a promuovere il riconoscimento anche di nuovi diritti, favorendo l'inclusione sociale di tutti i cittadini. E attenzione, in questi forum, in queste piazze, noi non chiederemo tessere, iscrizioni. Potranno partecipare singoli, associazioni, anche senza iscriversi al neo movimento. Ad essi garantiremo costantemente, attenzione, disponibilità anche a far nostre le proposte legislative che emergeranno all'esito del confronto. Io adesso non voglio anticiparvi altro, perché voglio sentire poi anche voi nei prossimi giorni, ma nella Carta dei Principi e dei Valori troveremo la bussola per orientarci nei tanti progetti, nelle tante scelte che la buona politica, che è quella che guarda esclusivamente al bene comune, è chiamata ad operare. Riscriveremo insieme, ad esempio, immaginate che iniziativa affascinante, i diritti dei valori dei lavoratori. Il loro statuto è fermo al 1970, è passato un po' di tempo, perché il nuovo statuto ci servirà per affrontare con consapevolezza politica le profonde trasformazioni che sta attraversando il mondo del lavoro. Scriveremo insieme per la prima volta la Carta degli imprenditori, dei diritti degli imprenditori, perché gli imprenditori hanno bisogno di tempi certi, di norme chiare per poter programmare i loro investimenti, per recuperare ad esempio i debiti della pubblica amministrazione. Finiremo di scrivere insieme la Carta delle persone con disabilità. Avevamo iniziato a farlo, poi è terminata l'esperienza di governo, ma non ci arriviamo certo. Scriveremo insieme un catalogo di diritti digitali. È una premessa, questa è indispensabile, per affrontare il problema di cui tanto si parla, dell'autonomia strategica, della cosiddetta sovranità digitale, per realizzare anche e affrontare con maggior fiducia la transizione digitale che è in atto,
senza penalizzare i diritti fondamentali della persona. Aggiorneremo anche il catalogo dei diritti dei consumatori, in modo da evitare che rimangano dei meri consumatori passivi, schiacciati dalle logiche di mercato, ma possano diventare consumautori, liberi e consapevoli delle loro scelte, delle loro prerogative. Parteciperemo anche con convinzione al percorso comune europeo, evitando però l'atteggiamento passivo di chi è pronto a dir sempre di sì, anche di fronte a strategie già definite, per non scontentare qualcuno. Mostreremo la piena consapevolezza di chi, lo abbiamo già fatto sotto il nostro governo, di chi paese fondatore ha le carte in regole, in regola la lungimiranza anche per indicare i punti di forza e anche le manchevolezze della Casa Comune Europea. Vogliamo essere protagonisti della scrittura di una nuova agenda europea, sollecitando tutti a convergere su un modello che secondo me è ormai inadeguato definire solo di economia sociale di mercato. Vogliamo un modello di economia ecosociale di mercato, nella consapevolezza che la funzione dei pubblici poteri non può limitarsi solo a impedire la concentrazione dei poteri economici, ma deve garantire anche la protezione dell'ambiente e tutelare libere scelte consapevoli dei consumatori o consumautori. Nel fare tutto questo riporremo grande cura per le parole. Un nuovo modo di fare politica, care amiche e cari amici, deve iniziare dall'attenzione alle parole e al linguaggio, che sono importanti per migliorare i legami di integrazione e per rafforzare la coesione sociale. In passato, ne sono ben consapevole, il movimento è ricorso anche a espressioni giudicate spesso aggressive, ma l'assalto al palazzo, la forza di rottura che avete interpretato, non poteva essere giocata di fioretto, ma ogni fase ha la sua storia. Dobbiamo essere consapevoli che la politica non deve lasciarsi accecare dalla polemica, dalla superficialità degli scambi. Deve cercare la politica stessa profondità di pensiero, il contributo rispettoso anche delle opinioni altrui, deve riconoscere anche la bontà delle idee altrui. Con le parole giuste noi possiamo contribuire ad arricchire l'esperienza culturale della nostra comunità. Non dobbiamo mai sottovalutare la potenza trasformativa delle parole. E veniamo al secondo punto che vi ho anticipato, quello che riguarda l'aspetto organizzativo. Vi proporrò un nuovo statuto contenente una proposta organizzativa che non rinneghi i punti di forza dell'esperienza, lo dico tra virgolette, leggera, propria di un movimento, ma allo stesso tempo possa spiegare tutte le potenzialità tipiche di una struttura ben articolata, adeguatamente organizzata sul piano funzionale. Dobbiamo avere un chiaro assetto interno, con ripartizione inequivoca dei compiti e dei ruoli, insomma una struttura organizzativa che ci aiuta a definire con chiarezza la linea politica e anche l'incisività di azione. Tutto questo ci permetterà ovviamente di essere più efficaci, più incisivi nel raggiungimento degli obiettivi politici che riguarderanno il livello delle iniziative nazionali, internazionali e anche locali, territoriali. Nel fare questo dobbiamo evitare, e qui dobbiamo fare attenzione, di ricadere nei limiti della forma partito tradizionale, perché è una forma che mostra ormai da tempo evidenti segnali di crisi, varie inadeguatezze. Avremo regole ben rigorose che contrasteranno ancor più risolutamente del passato la formazione di correnti interne, di cordate varie. La scelta, d'altra parte, della democrazia digitale ci consente un confronto diretto, uno spazio diretto di confronto senza la mediazione di correnti interne che inevitabilmente finiscono per cristallizzare sfere di influenze e posizioni di potere. Cari amiche, cari amici, non abbiamo neppure bisogno di associazioni varie.
il nostro impegno politico, culturale, e viviamolo interamente nel nuovo movimento, dove avremo tante occasioni di confronto. Oltre agli organi attuali, avremo peraltro anche articolazioni interne con tantissime posizioni, in cui ciascuno di voi e anche le nuove amiche, i nuovi amici che arriveranno, secondo i propri talenti, le proprie inclinazioni, sensibilità, potranno dare il proprio contributo alla vita associativa. Ad esempio, ci sarà un dipartimento che si occuperà a tempo pieno dei rapporti con partiti, forze politiche stranieri, che curerà scambi, progetti, condivisione di progetti con movimenti, forze culturali che sono in Europa e in giro per il mondo. Avremo un centro di formazione permanente, molto articolato al suo interno, dove ci sarà un settore che curerà il coinvolgimento, lo scambio di idee e progetti con personalità scientifiche, culturali, italiane e straniere, che possono contribuire ad allargare i nostri orizzonti di azione, i nostri orizzonti di progettazione. Un altro settore del centro sarà dedicato a dei gruppi di lavoro permanenti che abbracceranno tutte le aree tematiche, in modo che limiteremo la nostra azione politica sulla base di iniziative meditate, senza nessuna improvvisazione. I forum stessi, le piazze delle idee, che saranno i nostri polmoni permanenti con la società civile, faranno riferimento a questi gruppi di lavoro divisi per settori di attività. Avremo inoltre un altro settore del centro di formazione dedicato alla condivisione delle migliori pratiche per gli amministratori locali, in modo che i progetti di riforma, iniziative più fruttuose già realizzate, possano essere condivise ed essere facilmente riprodotte senza partire ogni volta da zero. Nel centro di formazione permanente potremo lavorare, interagire tutti, godremo della costante presenza di personalità, consulenti scientifici di primario livello, e su questo ho già avuto entusiastiche adesioni. Avremo infine anche una struttura organizzata sul piano territoriale, con un chiaro raccordo tra l'organizzazione centrale e le articolazioni territoriali, attraverso referenti regionali e territoriali. Perché, vedete, abbracciare il principio della democrazia digitale non significa necessariamente sposare il dogma dell'assenza di riferimenti territoriali. Calvino parlava di rami sospesi sul vuoto. Ecco, noi non possiamo avere un neomovimento, una forza politica sospesa sul vuoto per quanto riguarda i riferimenti territoriali. Mi avvio a conclusione. Il nuovo movimento a cui penso dovrà essere accogliente, ma intransigente. Accogliente perché sarà molto inclusivo, perennemente aperto alla società civile, continuamente ossigenato dalle iniziative di cittadinanza attiva, dai continui scambi con singoli e organismi associativi esterni. Qui vi chiedo anche di lanciare il vostro cuore in avanti, di non temere questi canali di comunicazione con i cittadini, di non cedere all'istinto di sopravvivenza, alla paura di perdere la propria piccola sfera di influenza. Ci arricchiremo tutti costantemente, saremo tutti ancora più forti. E poi sarà intransigente, perché questa inclusione non dovrà mai condurci a negoziare i nostri principi, a scolorire i nostri valori. In questo affascinante percorso dovremo liberarci anche di alcuni equivoci, alcune ambiguità, anche di cattive interpretazioni che altri, forse qualche volta anche in modo malevole, vi hanno attribuito. Ad esempio, la regola uno vale uno è il fondamento della democrazia, è il traguardo del suffragio universale. Tutti devono potersi esprimere, devono poter partecipare alla vita politica democratica del paese e anche quindi del movimento. Ma quando si tratta, attenzione, di designare rappresentanti del popolo in posizioni di rilievo pubblico, quando si tratta di assumere funzioni istituzionali di responsabilità, occorrono innanzitutto persone oneste, ma poi persone anche con specifiche competenze e, aggiungo, persone anche capaci. Ancora,
la democrazia diretta, soprattutto in forma digitale. E questa forse è la novità più importante, più rivoluzionaria che avete introdotto e perseguito. Va promossa, va continuamente perseguita e realizzata. Come ho già detto, le nostre scelte fondamentali continueranno a passare dall'espressione di voto attraverso una piattaforma digitale. Ma questo deve accompagnarsi a due considerazioni. La prima è che la democrazia rappresentativa, per quanto in crisi, non appare eliminabile, ma anzi rafforzata e migliorata. Secondo, la democrazia digitale è frutto di una tecnologia. La tecnologia non è neutra, lo dobbiamo dire chiaramente. Chi governa i processi, chi gestisce e processa i dati, attraverso quali modalità vengono selezionati, vengono trattati i dati. Ecco, tutte queste sono operazioni altamente sensibili, delicate, richiedono massima trasparenza, massima chiarezza. Concludo. Un passaggio rifondativo è normale, suscita grandi aspettative, molte speranze e, perché no, anche inquietudini. Faremo un modo, tutti insieme, di non disperdere gli sforzi, l'impegno, l'entusiasmo, gli slanci che il cammino sin qui percorso ha suscitato. Faremo in modo di valorizzare le tante buone intuizioni di Beppe Grillo, di Gianroberto Casaleggio, in tema di transizione ecologica in particolare e di democrazia digitale. Il nostro futuro avrà salde radici. Chiedo a tutti voi, a tutti gli iscritti, a tutti coloro che partecipano a questa nuova stimolante intrapresa, di continuare a fare ricorso, ieri come oggi, come sempre, a due fondamentali qualità: onestà e coraggio. Onestà perché qualsiasi iniziativa politica è credibile e sostenibile solo se portata avanti con trasparenza, con rettitudine, con correttezza. E poi coraggio, perché le sfide che attendono il Paese, le urgenze dei cittadini, richiedono coraggio, che è una qualità che non solo invoca determinazione di intenti, ma anche generosità d'animo. Io vi ringrazio per l'attenzione. Colgo anche l'occasione per augurare a tutti voi, a tutti coloro che ci stanno seguendo e a tutti i familiari buona Pasqua. Grazie, Vito.